Carlo, allora il 7 maggio ci aspetta un concerto molto molto interessante dedicato alla musica di Fausto Romitelli. È un autore che già noi suoniamo da molti anni, però adesso mettiamo in prospettiva con i nostri ritratti monografici in cui eseguiremo un suo brano del primo periodo che si chiama La sabbia del tempo, poi il brano che è un po' dei nostri cavalli in battaglia, che sono le due domeniche alla periferia dell'impero, e affrontiamo per la prima volta quello che è ormai un vero classico negli ultimi 30 anni, che sono i tre cicli del professor Bert Tripp, che sono brani per ensemble elettrico e anche elettronica, molto influenzati dalla psichedelia. Ecco, infatti è molto interessante questo diciamo, legame tra la musica contemporanea, la musica di Romitelli e le altre espressioni Rock musicali, psichedelico, rock. infatti l'organico c'è chitarra elettrica, basso elettrico, sintetizzatori. È una musica totalmente distorta, come ascoltata proprio sotto l'effetto appunto di LSD, molto influenzata dagli scritti sulla mescalina di Artaud e di tanti altri scrittori, appunto lisergici, Huxley compreso. Ed è una musica quindi satura con un sacco di riferimenti ai Pink Floyd, primi Pink Floyd degli anni 60, a Jimi Hendrix, al rock alternativo. Non cerca di imitare il rock, ma prende dal rock quelle sonorità così elettriche, estreme, però aggiungendoci, diciamo, la scrittura vera e propria che è tipica della composizione di E Romitelli. poi usa anche gli strumenti invece acustici, anche se estremizzandoli un po', no? Assolutamente, sì, c'è gli archi, i fiati, però gli fa fare delle cose molto bizzarre. È una musica molto rituale, molto ossessiva, che ripete anche molte volte gli stessi elementi, ogni volta distorcendoli sempre di più, finché proprio è come il mondo visto attraverso una lente tutto distorta. Quindi le figure che appaiono poi sono continuamente trasformate e passate al setaccio fino a diventare quasi irriconoscibili. È una musica di grande forza, di grande energia. E quindi potrebbe essere un concerto, anzi sicuramente penso che possa interessare anche chi non viene di solito a concerti di musica Assolutamente, la musica contemporanea. di Romitelli piace molto proprio al pubblico anche del rock alternativo, del rock progressive rock. Spesso i suoi concerti sono pieni di appassionati proprio dei Pink Floyd, di Hendrix. Bene, allora noi li aspettiamo a braccia aperte, oltre ad aspettare il nostro pubblico, il lunedì 7 maggio al Teatro del Fucucino.